Artellesi, cittadini, non vi chiedo il voto, ma potete votare il luogo in cui vivete. Partecipate alle passeggiate che partiranno alle 19:30 la prima, alle 20:30 la seconda. Musica! Questo borgo nasce un contesto all'inizio degli anni 50 che vede Matera, per una serie di cause, una città capitale, una città su cui si investe, su cui c'è attenzione, ma capitale però di quella che era la cultura in quel momento, della cultura povera, della cultura in un certo qual modo che non stava al tempo e al passo con le altre città di quel periodo. Quando in Parlamento si comincia a parlare del problema dei Sassi, la Martella viene presentata come borgo modello sperimentale, cioè noi applicheremo la riforma agraria, che è la riforma che lo Stato sta facendo, l'applicheremo proprio sfollando i Sassi, cioè l'aspetto urbanistico di liberare i Sassi si congiungeva all'aspetto politico. Da un lato c'era la necessità di ricostruire l'intero paese, l'intera Europa che usciva fuori dalla guerra. Quindi c'era questa esigenza di ricostruirlo, ricostruire fisicamente, ma ricostruire anche socialmente. Per darvi una quantità numerica, prevedeva quindi un esodo di 15.000 persone, quindi anche un progetto deciso e ambizioso, perché snaturare delle persone che sono state, che vivevano in un contesto da particolare come quello, da svariate generazioni, pensate che tipo di impatto doveva avere. La chiesa, questa è progettata da Ludovico Quaroni, una personalità che, come diceva prima professor Frangione, ha avuto una grossa influenza nella progettazione del borgo e in particolar modo della chiesa che è stata progettata interamente da lui. La parte del campanile, la parte del presbiterio che esce è una parte molto semplice, molto massiva, che vuole essere un campanile, però nello stesso tempo è anche una torre campanaria, cioè per lo stesso fatto che c'è anche l'orologio, quindi vuole essere un elemento non dichiaratamente religioso. Quasi civile. Quasi civile. Guardate che soluzione tecnica, quella si apre a fisarmonica. Nel 1950, quando la progettate, nel 1953 quando è stata inaugurata, questo era uno spettacolo, vedere aprirsi queste porte qui che si aprono nei giorni di festa, quando ci sono i matrimoni, e ti mettono in collegamento visivo direttamente col paesaggio. È Matera che sta all'infoce, cioè si vede direttamente la città. Allora la comunità è stata fatta attorno a questo edificio, però grazie ad un uomo che nei primi anni, a metà degli anni 50, dal 54 al 60, qui ha fatto il parroco, che era Don Giovanni Mele. No? E tutti i ragazzi che a quell'epoca avevamo 8-9 anni giravamo attorno alla chiesa, giocavamo a ping pong, a biliardino, quello a pallone e naturalmente poi chi voleva, ecco la parte civile e religiosa, no? Cioè chi voleva andava alla messa, alla funzione, e chi non voleva se ne andava anche. Quindi aveva la capacità quest'uomo, di educare la popolazione, di educare i ragazzi, perché faceva il dopo scuola tutti i pomeriggi. Gli artigiani chi erano all'epoca? Veniva soprattutto un fabbro ferraio che lavorava qui, naturalmente perché i contadini avevano bisogno di affilare il vomero e tutti gli attrezzi. C'era poi un barbiere che è stato qui, e c'era un calzolaio e poi c'era il fornaio.
I grandi giorni d'attesa erano due, poi è diventato uno. Cioè il giovedì arrivava un tizio con la Vespa bianca con delle pizze enormi così. Erano i film che arrivavano dalla metro e dalla San Paolo di Bari. Era l'operatore che veniva a proiettare i film. E mi ricordo che se c'era qualcuno che si dava un bacio, il prete metteva la mano, guardava prima quando veniva il bacio e poi toglieva la mano e si poteva continuare. Papà, aveva sette figli, sette, noi no, si vive in nove, penso un po' che ora siete pochi. Allora, questa era la zona della casa dedicata all'artigiano. Questo è lungo fino a qua, forse non la vedete, era un unico ambiente. In questo caso qua c'era il mugnaio, il grano da schiacciare oppure da dividere, il grano buono a quello spezzato, perché quello spezzato si dava alle galline, quello buono andava all'alimentazione umana e quindi veniva fatto qua. Tutte le case avevano anche loro in dotazione l'orto e sopra era lo spazio notte. Un'altra particolarità che forse gli architetti non vi hanno detto è che a tutte le case della Battella l'acqua piovana veniva convogliata nel pozzo perché poi la dovevamo usare per innaffiare l'orto. Quello che si sta cercando di fare attraverso Matera 2019 è di cercare dei nuovi modelli. Dei nuovi modelli di cultura intesa, non come avete visto, non abbiamo portato qui Shakespeare. Abbiamo cercato di fare una cosa che è molto lo stile che vorremmo dare a tutto quello che facciamo, cioè molto popolare, molto dal basso, molto vicino alla gente, alla cultura delle persone. Nonostante questo, proprio per questo farlo attraverso il confronto con la cultura, con tutto il resto d'Europa, con la cultura delle tradizioni di tutti quelli che ci sono parenti in giro per l'Europa e anche dei tantissimi lucani che ci sono parenti nel resto d'Italia e nel resto del mondo. Questa è veramente la prima puntata, la prima tappa, e quindi vi ringraziamo per essere con noi in questa che è semplicemente una sperimentazione. Andremo in giro per gli altri rioni di Matera, per tutti i rioni, i quartieri di Potenza, ma anche degli altri 129 comuni della Basilicata da qui a dicembre, coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le famiglie. Grazie ancora per essere qui in questa dolcissima serata di luglio, e adesso finalmente lo spuntino, ho parlato troppo, grazie. Alza la mattina, e mi viene un mandarina, e un pocio fino fina, dammi bene forza gatta. E mi alza la mattina, e mi metto un burrettina, e un pocio fino fina, dammi bene forza gatta. Mamma è un po' di mamma è un po' di Voi sapete che cos'è Matera 2019? 2019? No. Lui è del 22, io sono del 26, il 19. 2019, anche roba no? È così. Ne ha subito.